E niente, Atalanta che purtroppo cade quest'oggi in casa contro il Villarreal, una partita atipica perché si sarebbe dovuta svolgere ieri, ma causa neve non si è potuto, si è svolta quindi oggi alle 19 e l'Atalanta purtroppo al Juventus Stadium deve lasciare spazio ad un Villarreal che dopo 50 minuti fa 3 gol e praticamente condanna l'Atalanta al terzo posto. Peccato, peccato perché l'Atalanta, secondo me, in questo girone era in grado di qualificarsi tra le prime due. E al di là di aver comunque sbagliato la partita di oggi, perché comunque la partita di oggi è stata persa, l'Atalanta ha perso troppi punti con lo United. Parliamoci chiaro che se in casa con lo United potevi dovevi vincere, e anche all'Old Trafford comunque almeno un punto a casa si poteva portare. E certamente i punti con United pesano, perché con lo Young Boys vabbè, però il problema è proprio con lo United, ragazzi. I punti persi con lo United che erano alla portata, perché comunque in casa vincevi 2-1 con lo United fino al gol di Ronaldo al 90esimo, cioè erano partite assolutamente alla portata che si potevano gestire meglio, adesso l'Atalanta è qui a rimpiangerle. Comunque andando ad affrontare l'Europa League, in cui ci saranno tra l'altro agli spareggi ai sedicesimi. Diciamo sedicesimi, comunque chiamiamoli così, comunque sarebbero spareggi per poi andare agli ottavi. Ci saranno anche Napoli e Lazio, ovviamente non potranno affrontarsi, credo io, ma penso di essere abbastanza sicuro nel dire che non si potranno affrontare Napoli, Lazio e Atalanta, però ci saranno anche quelle due lì. E tralasciando questo ci fa anche capire, beh, gli italiani sono tre in Europa League e una in Conference e due solamente in Champions, purtroppo, quindi un livello che anche del campionato è abbastanza così, ma tralasciando questo, sconfitta pesante, nonostante comunque Gasperini ovviamente abbia messo la miglior formazione possibile, il solito 3-5-2, il 3-4-1-2 con Musso in porta, Toloi, Demiral, Palomino, comunque la miglior formazione possibile lì dietro, Atebor e Mele sulle fasce, Condrone e Freuler sulla mediana, Pessina dietro Ilicic, Zapata, quindi miglior formazione possibile per l'Atalanta, che però dopo il primo tempo si trova in doppio svantaggio. Prima Danjuma, dopo 3 minuti su assist di Parejo, quindi 1-0, e poi Capoue su assist di Moi Gomez al 42esimo, chiude i conti praticamente. Un gol subito, un gol alla fine del primo tempo. Il Villarreal mette la partita ovviamente su un binario che poi sarà molto molto brutto per l'Atalanta. Inizio primo tempo arriva anche il gol del 3-0 con Danjuma su assist di Gerard Moreno. Atalanta che però tenta di ribaltarla, non molla, così come le squadre di Gasperini, e l'Atalanta comunque su tutte in questo ultimo periodo non molla mai, comunque cerca fino alla fine di lottare, di recuperare, tanto che al 70esimo Malinowski la riapre, assist di Mele, e poi Zapata all'80esimo fa il 3-2 con il gol su assist di Ilicic, per cui l'Atalanta prova a ribaltarla, peccato perché poi non ci riuscirà del tutto, anche se serviva quest'oggi una vittoria, quindi sarebbe stato veramente complicato fare altri due gol al Villarreal, però peccato, certamente oggi non è una partita semplice perché sappiamo tutti essere una squadra importante il Villarreal, però comunque, purtroppo all'Atalanta tocca fare questi spareggi qua e vedremo un po' come andrà, anche se non sarà certamente semplice perché ci sono diverse squadre interessanti, ovviamente nel senso che sono difficili da affrontare in Europa League, però anche lì speriamo che l'Atalanta possa cercare di andare il più avanti possibile, anche perché l'Europa League è una competizione che rispetto alla Champions è più alla portata, nel senso sicuramente ci sono squadre importanti, però è più affrontabile per l'Atalanta rispetto ad una Champions, quindi potrebbe anche cercare di andare avanti il più possibile. Detto questo, per quanto riguarda le statistiche, T19-9, tiri in porta 5-5, posso parlare 60-40, e quindi Atalanta che è costretta a lasciare spazio a Villarreal United per gli ottavi e a non qualificarsi gli ottavi per il terzo anno consecutivo, ma comunque nell'Europa League, che per l'Atalanta non è un risultato scandaloso perché comunque affrontavi la vincita dell'Europa League, nel girone avevi la vincita dell'Europa League e lo United, quindi cioè di cosa vogliamo parlare? Però
Certamente è un peccato, ripeto, soprattutto per i punti persi con lo United, sia in casa che in trasferta, secondo me, poi anche con lo Young Boys, però più con lo United perché era una partita molto, in cui alla fine eri in vantaggio in casa, quindi quello è un grande peccato. Ma detto questo, vedremo un po' chi affronterà, però ne parleremo certamente in un altro video, ma al di là di questo io chiudo qua il video, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!